Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dedicato al gaming. Oggi recensiremo un volante con pedali da corsa molto economico, compatibile sia per PS4, PS3, PC e Xbox One. Dopo la sigla vi parlerò di questo volante, il GS500, e nel frattempo vi invito a iscrivervi al canale se siete appassionati di tecnologia e a lasciare un bel like. Iniziamo dall'unboxing. All'interno della confezione troviamo i pedali che si collegano facilmente attraverso questo cavo, un cavo micro USB, il volante che si collega attraverso questo cavo USB tipo A, quindi il montaggio è davvero semplice. Ovviamente il volante comprende anche il cambio. Come già vi ho detto, si collega facilmente, basta collegare i pedali al volante e il volante si collega al dispositivo che vogliamo utilizzare attraverso il cavo USB. In questo caso io lo proverò sul PC, in questo momento lo sto calibrando perché ovviamente nei giochi va calibrato per utilizzarlo al meglio, sia per una questione di sensibilità del volante ma anche per impostare magari il cambio automatico o manuale, oppure attivare alcune funzioni sui vari pulsanti. Ma voglio parlarvi un po' delle caratteristiche tecniche. Come vi ho già detto, è compatibile sia per PlayStation 4, PlayStation 3, PC e Xbox One. Questo volante ha una rotazione di 270 gradi, motore a doppia vibrazione, impugnatura del volante in finta pelle, quindi l'aspetto è molto realistico e soprattutto è anche di grande comfort. Pedaliera analogica con pattini antiscivolo per una maggiore stabilità. Palette al volante per il cambio di marcia. Il sistema di fissaggio avviene attraverso le ventose che troviamo sotto il volante, quindi è ben fissato. Pulsanti programmabili per adattarsi ai vari giochi, tre modalità di guida per adattare la sensibilità del volante al tipo di circuito. È compatibile con tanti giochi, vi cito qualche titolo: è compatibile con Gran Turismo, Need for Speed, la Formula 1, Dirt, eccetera eccetera. E vi ricordo anche che per PS4 e Xbox One è richiesta la connessione di un controller ufficiale. Ovviamente esistono modelli con caratteristiche superiori, quindi è inutile che lo scrivete nei commenti, ma questo modello è un modello economico adatto a chi si vuole togliere lo sfizio senza svuotarsi completamente le tasche. Quindi per chi è interessato, sotto al video trovate il link e trovate anche il link del modello superiore, il GS700. Se avete apprezzato questa recensione potete ricambiare iscrivendovi al canale e lasciando un bel like. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!